Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video in cui vedremo le top 5 app per Mac. Cominciamo subito. Prima applicazione di cui vi volevo parlare è Parallels Desktop. Questa qui è un'applicazione veramente fantastica in cui ci darà veramente tantissime opzioni. Aspettiamo un attimo che si carichi e vedremo. Allora, intanto abbiamo varie opzioni come installare Windows da un file ISO, gli ambienti di test, scaricare Chrome OS e Ubuntu e addirittura Android e usare fare una partizione con Mac. Potremmo fare la migrazione dei Windows da un PC, però noi dobbiamo fare qualcosa, ad esempio installare Windows. Cliccando su avanti potremo trovare noi manualmente o trovarla automaticamente, e cliccando avanti ci farà delle opzioni, e cliccando l'ultima volta avanti ci chiederà delle opzioni come magari, ecco, una persona normale dovrebbe mettere produttività, fa avanti e ci creerà la macchina virtuale. La prossima applicazione è Handbrake. Con Handbrake potrò convertire video da un formato che muovo, audio, qualsiasi formato in MP4. Ad esempio, ho appena registrato un video, se clicco su ottieni informazioni mi dice che è 25 mega. Ora io cliccando su source, selezionando il video, una volta che sarà, diciamo, scannerizzato tra virgolette, e clicchiamo su start, sarà veramente in base alla nostra velocità, cioè 24 mega, vedete che è una cosa veramente velocissima, ci metterò qualche secondo. Come vedete c'è questa scritta Your Handbrake when is done. Ora, cioè se sarò fatta la versione MP4 e facendo clic su ottieni informazioni, 822 kilobyte in confronto ai precedenti. La prossima applicazione sarà Audacity. Audacity è l'applicazione con cui io registro l'audio, che è veramente funzionale e piena di tool. Ad esempio, vi faccio vedere una piccola cosa che noi cliccando qui registreremo. Una volta che io magari clicco su pausa, ecco, vi consiglio di non fare così come ho appena fatto, cioè registriamo prima 5 secondi di silenzio che potremo vedere da queste barre. Ah, sì, diciamo quello che ci vale, sì, si vale, top 5 app. Ora possiamo anche mettere stop e come vedete nel mio caso non c'è rumore, però molte volte c'è un rumore, quindi noi clicchiamo su effetti, dovremo selezionare una parte, questa qua, ecco, così, scusate, avrò selezionato la parte, clicchiamo su effetti, riduzione rumore, elaboro profilo rumore, ora ancora su effetti e stavolta selezioniamo tutto e facciamo ripetere riduzione rumore. Ora come vedete ora è ancora il video. La prossima applicazione è Cinema 4D. Questa qui ragazzi è un'applicazione veramente con cui ho fatto le mie prime sigle e che continuerò ad usare perché è un programma molto professionale che però è anche non troppo complicato da usare. Ad esempio usiamo Summograph, facciamo un testo, come vedete ci verrà già il testo, ruotiamo, ci muoviamo, scriviamo, è veramente molto completa, possiamo fare di tutto qui, cambiare font, non so se ci saranno poche cose, ad esempio prendiamo un effetto come esplosione e noi una volta che clicchiamo C, magari facciamo clic sul più, mettiamo qui esplosione,
ne aumentiamo la forza, ne diminuiamo. Quindi questa è veramente un'applicazione validissima che costicchia un po', però per utenti che fanno video su YouTube la consiglio tantissimo. La prossima applicazione che può essere utile per alcuni e utile per altri è Reboot. Reboot è un'applicazione veramente, direi nel complesso, utilissima, perché, scusatemi, chiedo un attimo, Reboot ci permetterà di mandare in recovery mode i dispositivi che hanno rotto il tasto power. Per fortuna nel mio caso il tasto power funziona, però se dovessimo avere qualche problema e con il mio precedente iPhone, che era un iPhone 5, il tasto power fosse rotto, Reboot a volte ci potrebbe salvare veramente la vita. E la nostra ultima applicazione di oggi è Clean My Mac 3. Allora, Clean My Mac è un'applicazione utile perché, forse molti di voi lo sapranno, ma i Mac non cancellano del tutto i file dell'applicazione. Ad esempio, se vado su disinstallazione, amfetamine un esempio, come vedete ci sono file alternativi che in questo caso sono di 4 kilobyte, ma in casi magari un po' più ampi come Photoshop potrebbero andare sui 2-3 mega, e questi si accumulano, il che può essere anche un po' scocciante. Quindi Clean My Mac risolve questo problema, e intanto con la pulizia smart ci scansiona, diciamo, tutti gli oggetti di sistema, gli allegati delle mail, le cose di iTunes, anche i file MIDI, Final Cut Pro per chi lo usa come me, insomma veramente tantissime cose. E nei grandi e vecchi file, che è forse uno dei più lenti a caricarsi perché ci vuole un po', nei grandi e vecchi file si fanno i file che non usiamo da tanto e quelli di ampie dimensioni. Come vedete, ecco, ho trovato, ecco, ora sto scansionando i grandi e vecchi file e ci vorrà ancora un po', e come vedete nel controllo dei file a me dà i video che ho registrato oggi, la libreria di Final Cut e la ISO. Quindi insomma abbastanza cose. Poi abbiamo la disinstallazione singolare delle applicazioni come TeamViewer, come Reason My Wi-Fi, che non disinstallerò mai, e come bonus vi dico anche Reason My Wi-Fi. Allora, come vedete, se io vado e cerco anche sul Launchpad Reason My Wi-Fi, una volta aperta questa applicazione mi darà gli indirizzi IP di tutti i dispositivi collegati al mio Wi-Fi che io ora coprirò. Questo può essere utile perché lui sta sempre in scannerizzazione, e questo ci servirà soprattutto per quando si connette un dispositivo, lui ce lo dirà, così scopriamo che si connette al nostro wifi senza permesso. Quindi questo video finisce qui, vi invito a lasciare un bel mi piace nel caso non l'abbiate già fatto. Io vi saluto e ciao a tutti.